sì. Casa Gardani, o finirà di farle urlo. Sì, il signorino. C'è sempre il mio papà. Sì. O se n'è andato via. No, aspettava la telefonata, signorino Pierpaolo. Adesso glielo passo. Pronto? Sì. Ah, ci sei. Sì. È qui che ti volevo. Sono qui che ti aspettavo. Io sono andato alle Felidi. Ti fa molto. A farmi un po' di vacanze per i cazzi miei. Mi fa molto piacere. Ora ti volevo dire. Sì. Problema, Pierpaolo. Io sono rimasto a costo di quattrini. Ma per la mente. Praticamente non tengo una lira. Ma non c'è nessun problema, Pierpaolo. Tu domandi, chiedi o sì, ti do. Lo so che tu sei buono, io no. Va bene, ma però devi capire la mia condizione, Pierpaolo. Ormai sono. Il mio amico Pierluigi Tallo. Sì. No, di dollari, di sterline. Alla faccia. Quello che aveva prelevato dalla cassa tu sai. Pierpaolo. E che so anche Pierpaolo. Io. E ne potrei parlare con dei miei amici. Per l'amor del cielo, Pierpaolo. Quelli di Novella Trimila. Pierpaolo. Non mi fare così, mi fai venire un attacco. No. Gianci la Pecotris. Te lo do! Quello sì! Te lo do! Quello sì! Te lo do! Quello sì! E questo? Quello no! Madonna, Pierpaolo, sì, sei intransigente! Questo mi piace! Questo pure! Questo sì! Potrei fare una cosa, Pierpaolo? Non sono stati in pensiero per me! Dai, potrei aggiungere! Mi sembra che faccia paura! Potrei... La mamma! Fa benissimo, Pierpaolo, la soffre! Va bene. Che mi esaurisce ogni volta che la sento. Perché è a tormentone. Torna a casa. E chi sono essi? Hai ragione. Io a casa non ci torno più. Va bene. Perché qui c'è un sacco di figa. Vengo anch'io. E mi diverto. Vengo anch'io. Moltissimo. Beato te, Pierpaolo. Sapessi qui che... Piacere. E mi seguono dappertutto. Piacere per voi te. Nella stanza da letto, voi nell'ascensore. Sì. Voi da Ricimilani. Sì. No, non te la voglio dare. E ti saluto, ti rinfresco la memoria. Sì. E ti vanno a far mocca a chi è morto. Ciao. Madonna Maria, ma cosa hai fatto? Una specie di cane. Questo non è un bambino, questo mi opprime. Io gli mando tutto, ormai non ce la faccio più. Maria, cosa hai combinato quel giorno in clinica? Te l'ho fatto un parto carrarmatico invece che cesarico. Ma cosa hai subodorato? Cosa hai creato? Fammela andare, la macchina, Vincenzo, vado in ufficio, vado in ufficio. Questa casa è diventata un bordello. Lasciati guidare nel tuo cammino. Il santone da vela, maestro spirituale, interpreta i segni del tuo destino. Profeta in terra, grande veggente, custode del grande libro della verità, il santone da vela ti aiuterà a risolvere tutti i tuoi problemi. Amore, denaro, egli ti propizierà, allontanando da te ogni forma di energia negativa. Non fermarti alla natura semplice e mortale delle cose. Chiedi consiglio a chi, lungimirante, vede al di là dell'effimero. Se la vita ti sembra troppo buia, se il tuo cammino è troppo difficile, fatti guidare dal grande maestro spirituale, il santone da vela. Egli non ti chiederà denaro e ti condurrà sul sentiero della felicità
con la sola forza della fede. Là dove finisce il fiume comincia il film. La storia tremenda di un elettrotecnico che seppe inventare la pila. Non pochi ci riuscirono, ma fu lui che la inventò. 4 giorni dopo scoprirono la luce elettrica. Fu un grosso errore per l'elettrotecnico. Ma lui volle insistere e si fece male pensando a lei. Lei che veniva da lui, lui che veniva da lei. Non fu un incontro, ma un bombardamento. Si aprirono i cieli, si aprirono le strade e i due camminarono senza vergogna. Quanto amore fu sprecato dall'elettrotecnico. Era il 38 luglio e faceva molto caldo ed era scoppiata l'afa quando all'elettrotecnico le venne una grossa idea. Si sdraiò per terra e si fece camminare su un camion col rimorchio, ma non si fece male perché aveva in tasca un portafortuna. Porta fortuna che gli aveva regalato sua zia Waller, un piede di porco a pila. Il capo indiano che si chiamava Mo venga anch'io, non venne mai e non si fece vedere perché era un timido. L'arbitro, severo ma imparziale, dettò la vittoria all'elettrotecnico per una ferita sopraccigliare del polipo. E così, dove finì il fiume, incominciò questo tremendo film.
La boa che segnalava il boa non c'è nella bua. Mi sono fatto male. Questa è Radio Caserta Web. Radio Caserta Web Music, dance mixed by DJ Frank. L'isola di Pacandragus sorgeva come un ciuffo di peli in una donna dentro il mare. Sopra al montagnone regnava una piccola clinica, detta della maternità, praticamente come in Italia. Ma un'isola greca e una clinica greca non fa primavera, come una rondine. E nacque Demiculis. In avanti, Gricino, gridò l'infermiera. Piccolo, goffo, con dei riccioloni unti già dietro e un paio di fogli in mano del ministero. Che una mamma che può dire quando il figlio parte la carriera? Una mamma che può dire sono disperata, sono disperata. A vedere questo gliattore che partono a quella barca e diventa ministro, fa un sacco di soldi. Cosa può dire una mamma? È disperata. Com'era bello quando l'ho fatto, era piccolo, ricciolone, fatevano poco, ma era carino, era bellino, è partito, non l'ho visto più. Un telegramma che ti costa il scriverlo. E anche gratis che tu sei disse, che dove Andregolis, tuo padre ti fa un mazzo tutte le mattine. E dove è andato Gianni? E dove è andato Gianni? Ma che sei fatto a te, non Gianni? Stavo facendo soldi a catena, a Venezia, apre mostre, mostre apre, già un mostro lui. Ma imperterrito Demiculis seguiva tutto per la sua strada. Non badava a sbadigli, lui andava sempre avanti. Sia alla Camera che al Senato sbaragliava tutti e tutti, un po' per l'ascella truccata che ci voleva il porto d'armi per portarla. Sterminava circa 3 deputati al giorno e dalla minoranza passò alla maggioranza. Ma Demiculis era fermo sui suoi piedi, anche quelli fedevano, mica poco. E la mamma in Grecia si disperava sempre. E mo ne arrivo pum pum pum. Un ritardo. Ma Demiculis andava sempre avanti, fin quando non arrivò il trucco trucco. E ne arrivo giù. Era anche diventato cornuto nel frattempo e lui non se ne accorgeva. Quando scrive, io me lo ricordo, gli facevo le prime lezioni di Fragolone, con quella bella pacca che c'aveva, rosea. Avevo comprato anche uno spillone che non gli faceva tanto male, tim tim, facevo, gli iniettavo il Politicon, un piccolo medicinale a base di panfane, Andreotti. Forattini. In qualche volta esagerava, ma era piccolo, era cortese. Io cago. Ma lui si è sbottato, vedo 3 ore. Demiculis morì sotto una macchina non assicurata. Ma siccome era il ministero del... gli pagarono la macchina a lui.